Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati a Cubo, Condividere Cultura, museo di imprese del gruppo Unipol. Questa sera presentiamo Come decidono gli algoritmi, secondo appuntamento della rassegna Reti e Piattaforme, in collaborazione con l'Associazione Tempora, che saluto e che ringrazio. Per l'occasione abbiamo il grande piacere di ospitare Elena Esposito, sociologa e docente di sociologia generale. Ha condotto studi nell'ambito della teoria dei sistemi sociali, sulle questioni della memoria culturale, sullo statuto di finzione della realtà contemporanea e sul ruolo delle aspettative della temporalità nell'economia finanziaria. Negli ultimi anni si è occupata e si occupa tuttora della complessa questione degli algoritmi predittivi. Grazie Elena per aver accettato l'invito e per essere qua con noi questa sera. Saluto e ringrazio anche Raffaele Danna, collaboratore della rivista Tempora, che ci accompagnerà in questo dialogo questa serata. Non voglio aggiungere altro, non voglio rubare ulteriore tempo ai nostri ospiti. Ricordo che potete seguire tutti i nostri eventi, tutti i nostri appuntamenti sui vari canali social, su Facebook, YouTube e sul nostro sito www.cubunipol.it. Rinnovo i ringraziamenti ai nostri ospiti e lascio la parola a Giacomo Bottos dell'Associazione Tempora, nonché direttore della rivista Pandora. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, grazie a Mirko e grazie come di consueto a Cubo Condividere Cultura, con cui come Associazione Tempora e come Pandora Rivista da tempo abbiamo in corso una collaborazione che ormai vede tanti incontri che sono iniziati in presenza e che adesso ovviamente continuano in questo periodo online. Oggi parliamo appunto di un tema di grande rilevanza, di grande attualità, appunto come decidono gli algoritmi. Proveremo a capire questa sera anche con la professoressa Esposito, che come si anticipava nell'introduzione, dialogherà con Raffaele Danna, cosa vuol dire questa domanda, cosa implica, quali sono, diciamo, le questioni legate all'intelligenza artificiale, al machine learning e appunto la domanda come decidono gli algoritmi, cosa significa. A temi in un qualche modo correlati a quelli di cui parleremo questa sera, abbiamo dedicato diversi approfondimenti in passato sia nella rivista cartacea che nel sito internet pandorarivista.it. Cito soltanto l'ultimo numero, uscito molto di recente, dedicato appunto alle piattaforme, in cui ovviamente, visto l'argomento, sono contenuti diverse riflessioni, diversi approfondimenti anche sugli scenari delineati appunto dall'intelligenza artificiale e dagli algoritmi. E detto questo, spero appunto che ci seguirete con interesse questa sera e lascio immediatamente la parola a Raffaele Danna, redattore di Pandora Rivista, che condurrà l'incontro e dialogherà appunto con la professoressa Esposito ponendogli domande e questioni. Grazie Raffaele, grazie alla professoressa Esposito e grazie a tutti voi che ci seguite. Buona serata. Grazie, grazie Giacomo, grazie, grazie Cubo naturalmente per darci la possibilità di organizzare questi eventi, siamo sempre molto felici di collaborare e grazie naturalmente al pubblico che ci sta seguendo in questo momento. Il format di questo evento è abbastanza semplice, io adesso farò una rapida introduzione della professoressa, dialogherò poi con lei per un 45-50 minuti e se riusciremo e se faremo in tempo avremo anche la possibilità di avere delle domande che vengono dal pubblico. Rapidamente, come si diceva già precedentemente, la professoressa Elena Esposito è professoressa ordinaria in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, ha un curriculum accademico di tutto rispetto, ha ottenuto il suo PhD in Germania dall'Università di Bielefeld e ha avuto posizioni accademiche in varie università, sia italiane sia internazionali, è stata visiting all'École des études en sciences sociales di Parigi, al Max Planck Institute per la storia della scienza di Berlino. Ha avuto e ha vinto numerose fellowship e grants, tra queste possiamo ricordare un Alexander von Humboldt Fellowship e poi in questo momento lei è Principal Investigator, PI,
per un grant ERC dell'Unione Europea che riguarda e che si intitola The Future of Prediction: The Social Consequences of Algorithmic Forecasting in Insurance, Medicine and Policy. Ha pubblicato naturalmente numerosi articoli in riviste peer-reviewed e ha pubblicato numerosi libri, tra questi uno è Il futuro dei futures, il tempo del denaro nella finanza e nella società, che è stato anche tradotto in inglese e in tedesco. Oltretutto mi sembra giusto segnalare che appunto anche come parte dei suoi ultimi progetti di ricerca, ha un libro che sta per uscire con MIT Press che si intitolerà Artificial Communication: How Algorithm Produce Social Intelligence. Io con questo vorrei appunto dare il benvenuto alla professoressa e ringraziarla per essere qui con noi. Eccoci. Molte Buonasera. grazie. Il microfono si sente, molto grazie. Grazie per l'introduzione e grazie per la possibilità di discutere con Raffaele Danna. No, no, grazie assolutamente a lei per essere qui. E io partirei subito, visto che non abbiamo moltissimo tempo, con delle domande. E la prima domanda che vorrei rivolgerle è una domanda di natura concettuale, di chiarimento concettuale, perché il concetto di intelligenza artificiale è un concetto che per forza di cose si porta dietro. Come dire, una sensazione di un qualche futuro, di un qualche cutting edge application, di un qualcosa che è di là da venire e una qualche idea appunto di quasi fantascientifico. Però bisogna dire, come lei ricorda spesso e giustamente, che in realtà quella dell'intelligenza artificiale è un intero campo, è un campo molto diversificato, che ha al suo interno cose molto diverse tra loro e che ha una storia. Infatti gli storici dell'intelligenza artificiale parlano di periodi diversi dell'intelligenza artificiale e si può parlare per esempio di periodi di entusiasmo e di scarso entusiasmo per l'intelligenza artificiale, si può parlare di periodi di inverno dell'intelligenza artificiale e invece in questo momento direi che sia abbastanza chiaro, stiamo vivendo in un periodo invece di primavera dell'intelligenza artificiale di nuovo. E quindi io partirei chiedendo alla professoressa di illustrare un po' come è cambiato il concetto di intelligenza artificiale nel tempo e quali sono invece i cambiamenti a suo avviso più interessanti che sono avvenuti ultimamente. Grazie. Certo, è verissimo, lei ha ragione. L'aspetto fantascientifico in realtà un po' rimane sempre, perché l'intelligenza artificiale è legata a una cosa che per noi è sempre avventurosa da pensare e anche difficile da accettare, l'idea che le macchine possono così, non dico sottrarci, ma cominciare a fare una cosa, avere una prerogativa che finora è stata solo degli esseri umani, cioè essere intelligenti. Però, appunto, anche se questo aspetto fantascientifico c'è sempre, l'idea di intelligenza artificiale non è recentissima, cioè è recente quanto sono recenti i computer, perché l'idea è nata più o meno contemporaneamente all'inizio della cibernetica, all'inizio del lavoro con queste macchine che appunto usano dati, come si nutrono di dati e forniscono informazioni, quello che finora fa solo l'intelligenza. Per cui già, ecco, la data ufficiale di inizio, più o meno ufficiale di inizio dell'intelligenza artificiale nel 1956, quando è stata la conferenza Dartmouth, in cui si è cominciato per la prima volta a proporre il termine intelligenza e artificiale, e quello era un periodo di grande entusiasmo, la primavera, diciamo. Si pensava allora, insomma, le macchine ci sono, lavorano così bene, lavorano sempre meglio, presto saranno in grado di assolvere i compiti che finora toccavano a noi, insomma, perché diventeranno intelligenti, si diceva, nel giro di 10-20 anni, sapranno fare meglio di noi un sacco di cose. In realtà, appunto, come diceva lei giustamente, si è scoperto subito che le cose sono più complicate, perché per metterla in modo semplice, le macchine sono bravissime a fare quei compiti di tipo così deduttivo, compiti formalizzati, legati a numeri, a procedure più o meno così standardizzate, ma si è capito molto presto che alcune carenze erano
così abbastanza vitali per pensare di avere veramente capacità di intelligenza. Le macchine spesso non capiscono il contesto, non capiscono le ambiguità, non hanno un corpo, per cui tutto quello che però arriva dalla percezione per la macchina non funziona. Insomma, un sacco di difficoltà che hanno appunto portato a questi inverni in cui si diceva ma non ci si uscirà mai. Poi si scopre che le macchine per qualche motivo, che di solito qualche nuovo ritrovato tecnico, riuscire a fare le cose tutto sommato abbastanza bene, poi sono stati presi sistemi esperti, poi dopo non ha funzionato, insomma tutto un periodo che ha oscillato come tutta la storia della nostra interazione con i computer. Tra l'altro, cioè già negli anni 50, per capire se la macchina è intelligente, è stato escogitato questo test che tutti conosciamo, il cosiddetto test di Turing. Come dire, si parla di macchine intelligenti, però come facciamo a capire se una macchina è davvero intelligente? Ipersemplificando, perché il test era più raffinato, si dice la macchina è intelligente quando un interlocutore che si trovi a comunicare, a parlare con la macchina, non si rende conto del fatto che il suo partner non è un essere umano, ma un automa. E quello è sempre stato un pochettino la misura per giudicare l'intelligenza delle macchine. Ecco, adesso, come diceva lei giustamente, ci troviamo in un periodo curioso perché se pensiamo al test di Turing è abbastanza evidente che le macchine lo hanno ampiamente superato. Tutti noi, tutti i giorni, rendendocene conto o meno, ci troviamo a interagire con dei computer e non ci rendiamo, spesso non sappiamo che il nostro interlocutore è un automa, ma secondo me è ancora più interessante il fatto che anche quando lo sappiamo ci importa pochissimo. Ecco, in Italia apparecchi come Alexa e Siri sono abbastanza ancora poco diffusi, ma li conosciamo. La gente chiede consiglio a queste macchinette per sapere cosa fare, com'è il tempo, dove andare al cinema. Ma tutti noi facciamo prenotazioni online, molto spesso giochiamo con i videogiochi, così abbiamo dei partner comunicativi che molto spesso sono dei computer. E non ce ne rendiamo neanche conto, come le macchine hanno superato i test di Turing. Questo non ha procurato nessuno scandalo in qualche modo. Lei però diceva giustamente che la situazione è cambiata e io sono molto d'accordo perché un po' il paradosso, la beffa di questa situazione è che le macchine sembrano essere intelligenti, sono capaci di comportarsi in modo intelligente proprio quando, come dicono i programmatori, non cercano più di copiare l'intelligenza umana. Perché fin dagli anni 50 il progetto dell'intelligenza artificiale aveva questo scopo, riprodurre con le macchine il modo di ragionare, di processare le informazioni tipiche della nostra intelligenza. Non ci siamo mai riusciti finché da un 10-15 anni le macchine hanno cominciato a lavorare in modo diverso. Le macchine di oggi, che sono così efficienti, apparentemente intelligenti, non cercano affatto di riprodurre il modo di ragionare degli esseri umani. Fanno delle cose molto diverse. E questo è un po' il paradosso. Posso fare un esempio? Un Certo. esempio secondo me abbastanza spesso citato, ma abbastanza istruttivo. Molti di noi utilizzano spesso i traduttori automatici come Google Translate o Deep Translate, che adesso funzionano veramente molto molto bene. Mentre ad esempio proprio la traduzione automatica negli anni 60 è stato uno dei punti più difficili per gli entusiasmi dell'intelligenza artificiale, perché le macchine proprio non ci riuscivano. Producevano queste traduzioni strampalate, spesso buffissime, ma che servivano molto a poco. Adesso, se chi ci lavora vede che le macchine sono bravissime. Però questo è un caso in cui si vede in modo di lavoro differente, perché il traduttore funziona bene da quando si è rinunciato a insegnare alla macchina la grammatica delle lingue, le regole delle lingue, come dire. I programmi che traducono dal cinese all'italiano non sanno il cinese, non sanno l'italiano, i programmatori non sanno il cinese, nessuno sa le lingue trattate, nessuno sa la grammatica, sa le regole della lingua, e i traduttori, gli algoritmi, le macchine, si limitano a cercare nei dati che hanno dei patterns, come si dice, delle strutture che consentono di riprodurre da un testo della lingua in un testo di una lingua differente. Ma non capiscono il testo, non capiscono la lingua, non capiscono la grammatica, non lavorano assolutamente come noi. Ecco, su questo io torno a stimolarla e ammetto che io personalmente, io
nel mio percorso di studio e di ricerca lavoro tra lingue diverse, per esempio, e io stesso ho notato un miglioramento, ma assolutamente percettibile e impressionante nella qualità delle traduzioni che sono in grado di operare questi algoritmi. Al punto che io adesso, quando devo tradurre da una lingua ad un'altra, praticamente io parto con il testo iniziale, il testo da tradurre, lo faccio tradurre ad un algoritmo, vedo che cosa l'algoritmo produce e poi correggo quello, semplicemente perché alcune volte mi rendo conto che forse la sfumatura non è stata colta oppure quello non è esattamente il modo in cui io tradurrei. Però sono delle macchine che facilitano tantissimo l'intelligenza, che a quel punto è umana, naturalmente. Però su questo io vorrei stimolarla ancora un pochino in più, perché secondo me questo è un passaggio molto interessante. Il fatto che lei dice che l'intelligenza artificiale ha raggiunto un nuovo livello di efficienza, ha fatto un salto di qualità in un qualche modo nel momento in cui ha rinunciato ad essere intelligente come noi. E quindi in un certo senso lei usa questo concetto di una sorta di autodafede all'intelligenza artificiale. È un po' come se appunto noi avessimo scoperto che non vale la pena cercare di fare delle macchine veramente intelligenti, eppure continuiamo a chiamarle intelligenza artificiale. Io vorrei chiedere quali sono da un lato le ragioni profonde di questo cambiamento, cioè che cos'è che è cambiato nel tipo di algoritmi che permettono il funzionamento di questo tipo di macchine, e anche qual è stato il cambiamento tecnologico che ha permesso lo sviluppo di questo tipo di macchine, di questo tipo di algoritmi. Sì, ah, no, lei ha perfettamente ragione. Guardi, che il tema sia diventato obsoleto è una cosa che si percepisce un pochettino nel settore, perché i programmatori lo dicono, sì, le macchine in effetti non fanno più le stesse cose, è molto diffusa questa idea, ma non c'è tanto un'alternativa. Per cui, come dire, uno dice, la macchina fa quello che ha sempre fatto l'intelligenza umana. Per cui se la macchina lo sa fare, come la chiamiamo? Intelligente. Poi ci bisogna cambiare l'idea di intelligenza. Facciate conto che i ritrovati più recenti sono programmi chiamati ad esempio neural networks, network neurali, che addirittura cercano di produrre apparentemente il cervello umano. Se uno va a vedere non è vero niente. È vero solo che c'è qualche suggestione sull'architettura del cervello umano che viene messa dentro, cioè sono dei livelli successivi, così, però noi non sappiamo neanche come funziona il cervello, come facciamo a produrre una macchina che, come fa una macchina che riproduce quello che non sappiamo cos'è, insomma. Forse sono delle metafore abbastanza curiose, no? La mia impressione è che si continui a parlare di intelligenza perché non c'è un'alternativa. Io sono una sociologa, insomma, perché noi sociologi abbiamo abbiamo il nostro focus su certe cose, e per noi la cosa fondamentale è la comunicazione. Per cui, ad esempio, dal mio punto di vista, in realtà non ci interessa tanto avere una macchina intelligente, ci interessa una macchina che comunicando con noi ci possa dare delle informazioni che sono quelle che ci servono. Cioè, a mio parere, quello che veramente stiamo cercando di realizzare adesso è una forma più avanzata di comunicazione, supportata dalle capacità delle macchine, che poi le macchine di per sé sono intelligenti o meno, molto spesso è, secondo me, abbastanza irrilevante. Poi faccia conto che fino agli anni 70 si parlava addirittura di coscienza delle macchine. Si diceva dovremmo avere una macchina che non solo è intelligente, ma ha volontà, desideri, emozioni e così via, no? Cosa che si è persa un po' per strada, ma a pensarci adesso è un'idea veramente strampalata, perché noi sappiamo che appunto le coscienze con volontà, emozioni e così via, ne abbiamo quasi 8 miliardi e tutte sono diverse le une dalle altre e sono difficilissime da governare. Per cui, come, non so se una macchina con la propria volontà sia una cosa, una propria intelligenza sia una cosa veramente così, a cui ambire. Comunque non ho risposto veramente alla sua domanda, mi chiede cosa c'è veramente di nuovo, ma quello che c'è di nuovo che ha portato un pochettino a traino questa idea delle macchine, queste macchine che non ragionano come noi, è stato, come sempre avviene in questi casi, un'evoluzione tecnologica. Cioè da 10-15 anni le macchine sono state sviluppate questi algoritmi di cosiddetto machine learning, di cui tutti sentiamo parlare, insomma, le macchine imparano da sole. E anche questi c'erano un sacco di tempo, Li hanno fatti meglio, perché adesso i computer funzionano meglio, sono più potenti, ma soprattutto queste macchine possono utilizzare delle fonti di dati che erano impensabili prima. La formula che si sente molto spesso è cosiddetti big data.
che la formula come solito di per sé non vuole dire tanto, ma ci sta dietro una svolta fondamentale, perché da 15 anni il web è diventato il famoso web 2.0, il web partecipativo, cioè gli algoritmi non sono computer chiusi in una stanza, sono programmi connessi al web da cui possono tirare fuori tutti i dati che tutti noi, partecipando al web, continuamente immettiamo nel sistema. Per cui le fonti di dati, di informazioni che accedono a questi algoritmi di machine learning oggi sono quantitativamente incomparabilmente più grandi, perché sono dati continuamente aggiornati, di svariatissimo genere, e qualitativamente estremamente diversi. Sono dati molto variegati, dati, metadati, dati strutturati e così via, che sono soprattutto, come dicono gli operatori del settore, dati sporchi, sono dati confusi, c'è dentro di tutto, c'è dentro tantissimo e c'è dentro di tutto. Da questo caos di dati confusissimi, non strutturati, non organizzati, queste macchine che lavorano con una potenza strabiliante tirano fuori delle cose che sono molto diverse dal modo in cui lavoravano i computer negli anni 50, con pochi dati e programmi scritti in modo preciso. Anche perché le macchine imparano da sole dai dati. Con tutti questi dati così pasticciati, le macchine diventano sempre più brave a elaborare i dati, utilizzano sempre più dati in un processo che si alimenta da solo. Ecco, su questo secondo me è importante dire che una caratteristica di questi algoritmi, e qui secondo me è molto interessante il fatto che il cambiamento quantitativo diventa anche un cambiamento qualitativo, cioè la quantità, l'aumento esponenziale da un lato della capacità di calcolo delle macchine, dei calcolatori veri e propri che abbiamo, dall'altro internet, la diffusione della digitalizzazione degli apparecchi che noi ci portiamo appresso, che continuano a generare dati su di noi e tutte le tracce che noi lasciamo su internet, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'aumento esponenziale della quantità di dati a disposizione, permette, appunto, è una sorta di inflazione quantitativa della massa di dati e della capacità di operare su questi dati, che si trasforma poi anche in un cambiamento qualitativo del tipo di risultati e di performance che queste macchine sono in grado di sviluppare. Però, proprio come diceva lei un attimo fa, una caratteristica molto interessante di questi algoritmi è il fatto che si allenano, si dice, no? Fanno una fase di training in cui si adattano automaticamente. Se io ho capito correttamente, naturalmente lei mi correggerà se sbaglio. Esistono fasi diverse nello sviluppo di questi algoritmi, cioè da un lato gli si dà in pasto una quantità enorme di dati, e di volta in volta gli si chiede di sviluppare il risultato richiesto e si dice alla macchina se ha beccato il risultato giusto oppure no. Per esempio, io fornisco moltissime foto di panda e non panda, e dico alla macchina di volta in volta che il risultato che in un momento ha trovato effettivamente un panda oppure no, e a seconda come dire, dell'intersecarsi delle risposte giuste e delle risposte sbagliate, la macchina si risetta e impara in questo modo a dare dei risultati migliori. E poi, dopo questa fase di training, si lascia che la macchina operi da sola e si vede se effettivamente dà dei risultati buoni e in che percentuale dà dei risultati buoni. Ora, questo naturalmente funziona meglio. Funziona sempre meglio più dati si danno in pasto a queste macchine. Però l'elemento veramente interessante è che quell'autosettarsi della macchina stessa è opaco. Cioè, noi, i programmatori stessi, non ammettono e riconoscono che non è possibile sapere esattamente per quale motivo o secondo quali criteri o in che modo esattamente queste macchine imparano, per usare sempre una metafora che di nuovo è in un certo senso malposta, perché nel momento in cui un bambino impara qualcosa è in grado di spiegare per quale motivo funziona così, e noi diciamo che il bambino ha imparato proprio perché è in grado di spiegarlo. Invece queste macchine imparano, ma non sono in grado di spiegare per quale motivo fanno questo. Quindi se lei ci può spiegare un po' meglio di come ho fatto io in termini molto molto generali, come funziona questa questione dell'opacità. No, no, la sua spiegazione è chiarissima, io non posso offrire qualcosa magari di diverso, non di meglio. Io stessa poi non sono una programmatrice, lavoro, come dire,
molto da vicino con dei programmatori, ma non so fare il lavoro di prima mano. No, quello che dice, e qua sono assolutamente d'accordo, in realtà più che fasi, sono varie fasi nel training di questi algoritmi, nella formazione di questi algoritmi, però non sono necessariamente successive. Come dire, gli stanno un sacco di dati e una volta si faceva, in alcuni casi si può decidere, gli ho dei dati già in qualche modo organizzati, con delle etichette, dei label, questi sono tutti cani, devi imparare a lavorare con i cani. E poi si lascia che la macchina impari. No? Ma in altri casi gli stanno, immagini tutti i generi e la macchina deve fare tutto da sola. Ci sono più che altro varie tecniche di apprendimento, si distingue l'apprendimento supervised e unsupervised, con un supervisionato e non supervisionato, diciamo, no? In cui, come dire, la libertà della macchina può essere maggiore o minore, no? Gli aspetti più per noi strabilianti sono quelli cosiddetti non supervisionati, cioè la macchina gli si dà in pasto tutto quello che trova, una quantità di cose senza etichette, se non gli si dice questo è un cane, questo è un panda, non si dice niente, prendi tutte queste immagini e tiraci fuori qualche cosa, no? Gli si dice semplicemente e va bene o non va bene alla fine, nient'altro, no? E la macchina con questo minimo input impara a capire da sola cosa diventa un panda e non diventa un panda, come fa a riconoscere tutti questi panda, o questo strabiliante riconoscimento delle immagini, dei volti, che adesso anche per noi è una sfida da tanti punti di vista, no? La macchina lo fa da sola, impara da sola ed è efficiente proprio per questo, no? Il punto, come diceva lei, è che questo è un sistema che produce risultati veramente strabilianti, ma è veramente opaco, difficile da capire, perché noi sappiamo che la macchina appunto individua dei pattern, che non è come noi ragioniamo. Noi riconosciamo qualche cosa che così colleghiamo con la nostra memoria, con la nostra storia, con casi simili, così, con dei concetti che abbiamo. La macchina non ha dei concetti, vede semplicemente degli schemi, ad esempio. In certi casi, a posteriori, possiamo avere un'idea di come ha lavorato la macchina. Ad esempio, c'è un programma che distingue le immagini dei cani, come si diceva, e delle immagini dei lupi, e riuscì a farlo abbastanza bene, finché si è capito che la macchina distingueva i lupi perché nei lupi c'era la neve sullo sfondo e nei cani no, che non è il modo in cui ragionavamo noi, volendo anche sbagliato, no? Però funzionava. Quindi, se funziona, è questa la vera opacità delle macchine, come dire. Sì, noi non riusciamo a capire, adesso che poi proprio, non riusciamo a capire perché in molti casi non c'è proprio niente da capire. Questo qui della neve lo capiamo dopo un po', in altri casi loro lavorano con spazi polidimensionali, con tutte le cose con schemi di network che per noi sono proprio costitutivamente incomprensibili. Anche non corrispondono a qualcosa che abbia senso per il ragionamento umano, no? Poi le macchine, lei dice, non si sanno spiegare. In realtà adesso c'è tutta quest'area della cosiddetta explainable AI, dell'intelligenza artificiale che spieghi, in cui si cerca di insegnare alle macchine, che imparano un sacco di strane cose, anche a spiegare come ragionano. E le macchine in qualche modo ci riescono, no? Però la cosa strana, lei diceva, un bambino lo sa spiegare, no? Ma è vero fino a un certo punto, perché in realtà il bambino non sa dirti quali, come dire, operazioni neuronali, quali scariche elettriche il suo cervello l'hanno portato a un certo pensiero. Insomma. Il bambino ti dà una sua spiegazione che con la sua categoria rispecchia qualcosa che per lui ha senso e presumibilmente ha senso anche per il suo interlocutore. Ma è la spiegazione questa. Quello che noi chiediamo agli algoritmi è che ci spieghi i loro processi in un modo che non corrisponde in molti casi alla spiegazione umana. Adesso stanno cercando, questo va per la direzione della comunicazione, questi progetti di Explainable AI stanno cercando di trovare dei modi in cui la macchina ci spiega non tanto i suoi processi, che sono e rimangono incomprensibili, ma riescono a darci, come dire, un racconto di quello che ha fatto che per noi diventa comprensibile, con cui noi sappiamo fare qualche cosa, che è un modo molto diverso di metterla. No, no, certo, questo è sicuramente molto interessante e, come dire, va a toccare su temi di, appunto, che cos'è l'intelligenza umana, che cos'è un'intelligenza invece algoritmica o se non altro meccanica, che naturalmente è un altro tema
enorme ed è un tema su cui, come diceva anche lei prima, in realtà si è fatta moltissima anche fantascienza, no? Perché cioè, è molto semplice pensare a romanzi o a film costruiti sull'idea di noi creiamo qualcosa che ha una coscienza o che è molto simile a noi e poi la creatura si rivolta contro il suo creatore. Cioè, sono temi molto, molto interessanti e molto affascinanti, sicuramente. Io adesso, però, dopo questa sorta di interludio tecnico, credo che la vorrei portare più invece su quello che è il suo territorio, che invece è il lato sociologico della questione. E quindi vorrei naturalmente chiederle, dato questo contesto, dato questo tipo di tecnologia che appunto si comporta secondo le caratteristiche e con i tipi di opacità che ha detto lei, si stanno esplorando sempre di più, come abbiamo già detto, ma secondo me è interessante andare a osservare le criticità e le problematicità che questo solleva, si stanno esplorando sempre più applicazioni pratiche di questo tipo di tecnologia. Quali sono secondo lei, da un lato, gli ambiti in cui questa tecnologia, ormai l'applicazione di questa tecnologia è assodata e non problematica, e quali invece sono gli aspetti e le sfere in cui, magari anche a seconda del contesto sociologico e politico di cui parliamo, l'applicazione di queste tecnologie all'interno di contesti diversi invece risulta più problematica e più foriera di discussione. Ah, guardi, lei va a toccare un tasto chiaramente delicato, che sono un'infinità di problemi di svariatissimo genere. Ma il primo è un problema di base legato a quello che diceva lei prima, questo modo di funzionare meccanico degli algoritmi o delle macchine così, spesso intrasparente. Potremmo metterla così. Il problema di questo tipo di macchine non è il problema che abbiamo avuto con le macchine che conosciamo da sempre, che la macchina o funziona bene o funziona male. Se funziona male la aggiustiamo, se funziona bene siamo contenti, no? Con questi algoritmi incomprensibili, autonomi e tutto quanto, possiamo avere moltissimi casi in cui la macchina fa benissimo quello che vogliamo, svolge benissimo il suo compito, ma il risultato non ci va bene. Il risultato è, come dire, socialmente e politicamente o per vari motivi ideologicamente ingiusto, inaccettabile. Il problema del cosiddetto bias, di cui si parla così tanto, che vuol dire pregiudizio, ma non solo, insomma. Le macchine possono lavorare in modo perfetto con i dati che hanno a loro disposizione e produrre dei risultati da molti punti di vista socialmente inaccettabili, perché sono discriminatori, perché sono razzisti, perché sono molto spesso appunto discriminano certi gruppi sociali, sono contro le minoranze, dei risultati che in qualche modo non sono socialmente equi, non sono socialmente accettabili. Non perché le macchine di per sé siano cattive, e non perché necessariamente i loro programmatori abbiano delle intenzioni negative. Questo può succedere, ovviamente, abbiamo il problema di altro genere, del potere troppo concentrato in poche grandi corporazioni, le famose Google, Amazon, Facebook e così via, sono tutti problemi politici, come di questi più tradizionali, ma enormi ugualmente, no? Ma pensavo proprio al problema che questi algoritmi, supponiamo che siano anche stati programmati da persone bravissime in modo estremamente corretto, estremamente equo, che non è affatto detto, però anche se lo fossero, magari anche queste persone possono fare degli errori e noi non ce ne accorgiamo, e anche questo è un problema. Ma anche se non fanno degli errori e tutto va liscio, questi algoritmi che si nutrono di questi dati che trovano sul web riproducono tutti i pregiudizi, le storture, le ingiustizie, così, che sono presenti nella nostra società e le amplificano, perché loro raccolgono questo, lo purificano, ce lo ripresentano e hanno così, rischiano di, come dire, riprodurre e aumentare enormemente le ingiustizie, gli squilibri, i problemi che ci sono nella nostra società. Questo è un grandissimo problema dell'uso degli algoritmi in tutti i casi, in tutti i campi. Poi lei diceva, dove questi problemi sono più acuti, guardi, io parlo un po' sulla ricerca che facciamo noi, perché noi lavoriamo sulla previsione, perché gli algoritmi, questi algoritmi nuovi di machine learning con Big Data,
siccome sono incomprensibili, non spiegano ma prevedono. Cioè, algoritmi vengono utilizzati molto spesso per la previsione più che per la spiegazione. Se tu prevedi un risultato, puoi anche avere quello che diventa l'equivalente della spiegazione, hai capito cosa sta succedendo. Gli algoritmi prevedono sempre di più, insomma, e vengono utilizzati come tecniche predittive in moltissimi ambiti, ad esempio in medicina. In medicina gli algoritmi sanno fare diagnosi e sanno fare anche prognosi, per cui ci danno indicazioni su come lavorare. E questo in certi casi è abbastanza così già consolidato, in altri casi crea dei problemi, appunto per queste intrasparenze e così via. Ma l'ambito probabilmente più problematico è l'uso, di cui si parla molto sui giornali, giustamente. E gli usi degli algoritmi in campo politico, insomma. Qui si vede la differenza fra regimi diversi, come si usano gli algoritmi in Cina, è diverso da come viene in Europa ed è anche diverso come viene negli Stati Uniti, perché noi abbiamo un'attenzione per la privacy molto differente, ad esempio, dagli Stati Uniti, della Cina non parlo neanche perché è un tipo di sistema politico-sociale molto, molto differente. Per cui, ad esempio, un altro campo su cui lavoriamo nel nostro progetto è l'uso degli algoritmi per prevedere, promettente e terrificante allo stesso tempo, per prevedere il crimine, questo predictive policing. Ci sono algoritmi che promettono, molti ricordano il film Minority Report, cioè l'algoritmo promette di dirti chi commetterà un crimine prima ancora che questo crimine sia commesso. Cosa da un lato estremamente affascinante, perché appunto le forze di polizia hanno sempre poche risorse, l'insicurezza sociale, la violenza si diffondono sempre di più, per cui sarebbe una bella opportunità. D'altro lato, ovviamente è terrificante, perché non solo non ci fidiamo dell'algoritmo, ma come dire, un sistema che si gesta proattivamente, come dire, agisce sul futuro prima che il futuro si realizzi. Crea tutti dei cortocircuiti fra la libertà nostra di decisione, quello che può succedere in futuro, la possibilità di reagire contro queste cose, che ci fanno abbastanza tremare i polsi. Io farò un'ultima domanda prima di aprire e raccogliere le domande dal pubblico e credo che proverei a stimolarla ancora su quest'ultimo punto che lei ha toccato e che so essere un punto centrale anche nella sua ricerca, che è appunto questo del futuro, no? Cioè nel momento in cui noi usiamo delle macchine che in un qualche modo si basano sull'esistente, perché alla fine per quanto si tratti di quantità enormi di dati, ciò che entra, ciò che è in ingresso di questi algoritmi è un qualcosa che rappresenta l'esistente. Nel momento in cui noi usiamo, questo tipo di tecnologia basata sull'esistente per in qualche modo proiettarsi sul futuro e, governare il futuro, stiamo governando un futuro che è basato e fondato su ciò che invece esiste, no? Su questo io le chiederei da un punto di vista quasi filosofico, qual è la criticità e la problematicità secondo lei di appunto usare una tecnologia simile applicata al futuro? Cioè è una tecnologia che in un qualche modo restringe il campo delle possibilità sul futuro, è una tecnologia che restringe il campo dell'immaginabile e del progettabile? No, ancora una volta un'ottima domanda. Guarda, rispecchia da un lato una questione su cui si parla molto. Si dice, gli algoritmi prevedono il futuro, però l'obiezione che viene fatta spesso è dire, ma prevedono davvero il futuro o proiettano in avanti il passato e il presente? Perché gli algoritmi utilizzano dei dati che sono ovviamente dati passati e utilizzano questi dati per prevedere le tendenze future. Ma una delle obiezioni che vengono fatte spesso, la vera novità, la creatività, le cose veramente innovative non sono qualcosa che come dire, riproduce nel futuro delle tendenze passate, non sono qualcosa che si produce nel corso del tempo in modo in qualche modo imprevedibile. Per cui la critica viene spesso verte su questo aspetto, non sono effettivamente in grado di capire l'aspetto futuristico del futuro, ma semplicemente la proiezione del passato in avanti. E questo è vero, ma è vero fino a un certo punto, perché i programmatori, che sono
estremamente raffinati in tanti casi, molto spesso producono dei trends anche di incertezza, sono capaci di tener conto di questo tipo di aspetti, insomma, in parte, anche se rimane chiaramente una criticità di base. Per quel che riguarda le immagini del futuro, io ho in mente piuttosto un altro aspetto, cioè il fatto che il nostro modo di prevedere il futuro, se ci fondiamo sugli algoritmi, cambia radicalmente, perché da qualche secolo la nostra società si basa su previsioni di tipo probabilistico, cioè previsioni che si basano sull'incertezza. Siccome noi non lo sappiamo, nessuno sa, nessuno di noi può conoscere il futuro in anticipo, facciamo dei calcoli probabilistici che ci danno una tendenza su quello che possiamo aspettarci nel futuro. E su questo si basano, adesso parlo da sociologa, delle strutture fondamentali della nostra società. Una su cui lavoriamo molto, lavoriamo spesso nel nostro progetto, è l'assicurazione. Perché se ci pensi, l'assicurazione funziona, adesso facciamo riferimento a un ambito per noi molto comune, l'assicurazione funziona perché siccome nessuno sa con precisione chi avrà un incidente in macchina, che si ammalerà e così via, tutti noi siamo disposti a pagare un piccolo premio assicurativo che ci, in qualche modo distribuisce il rischio su tutti, per cui quando una persona imprevedibile si ammalerà, sarà coperta come tutti gli altri. Ecco, su questo gli algoritmi lavorano in modo molto diverso, perché gli algoritmi danno delle previsioni solo individualizzate, cioè non dicono che percentuale di persone prenderà l'influenza l'anno prossimo, dicono Raffaele Danna prenderà l'influenza il 21 novembre del 2021 e fa riferimento solo a questo caso specifico in modo estremamente puntualizzato. Ecco, queste previsioni non c'è niente di mutualizzabile, non c'è niente che possiamo condividere come incertezza su di tutti, come dire, nessuno è disposto a pagare assicurazione per proteggere lei quando le prende l'influenza, insomma. Per cui sono dei problemi per la nostra società che così vanno proprio a toccare le strutture del modo, come dire, condiviso di gestire il futuro. Ottimo, allora adesso aspettiamo le domande dal pubblico. Chiedo ai tecnici di passarle, però nel frattempo magari le faccio anche un'altra domanda su questo, cioè le chiederei un po' appunto di. Se le va di raccontare quello che secondo lei, quello che il dibattito, che se e fino a che punto secondo lei è interessante, eccetera, se esiste un dibattito da un lato accademico, ma dall'altro immagino proprio a livello di policy, eccetera, sull'utilizzo, sulle applicazioni immediate di questo tipo di tecnologia. Immagino, oltre al policing, immagino che questo avvenga anche. Per esempio in ambito giudiziario e se e fino a che punto, anche rimanendo all'interno del mondo delle, chiamiamole così, liberal democrazie, se esistono modelli diversi, se esistono e fino a che punto esistono modelli diversi di scelte sociali sull'utilizzo di questo tipo di tecnologia. No, lei anche una volta ha toccato dei punti fondamentali, ma avrebbe da dire che sono due grandi aree in cui c'è dibattito sociale su questi algoritmi. Una è appunto questo del bias, come gestire queste cose, e l'altra è quella della gestione della privacy. Sono argomenti cui sentiamo parlare spessissimo anche sui giornali. Il bias riguarda un po' questo: se gli algoritmi vengono utilizzati, come vengono utilizzati adesso sempre di più, non solo nel policing, ma anche per decidere chi viene assunto nelle aziende, chi avrà delle promozioni. C'è stato un dibattito di recente in Gran Bretagna perché gli algoritmi sono stati utilizzati per dare dei voti alle prestazioni degli studenti che non poteva fare la maturità. Perché l'algoritmo così prende tanti dati, i dati degli studenti nel passato, che però sappiamo che prevedono il futuro, i dati del successo degli esami in una certa scuola piuttosto che in un'altra, eccetera, e ha dato ai ragazzi un voto, come dire, di maturità, insomma, con proteste terrificanti, perché ovviamente tutti sanno che, e anche perché poi si vede il risultato che gli algoritmi molto spesso erano molto ingiusti, perché sappiamo per noi il fatto che il nostro appunto futuro non sia vincolato dal passato, si parla di preemption, di svuotamento del futuro, è fondamentale ed è un grande problema questo, no?
come anche il fatto che appunto le assunzioni e le aziende vengono affidate a degli algoritmi, che appunto molto spesso, non perché loro vogliono, perché non possono fare altrimenti, discriminano le persone di colore, discriminano le persone che vengono da certe zone meno privilegiate, eccetera. Cioè riproducono costantemente gli squilibri e le ingiustizie che ci sono nella nostra società. E questo è un, perché il politica è solo un ambito un po' come dire, un po' più evidente per la gente poi va in galera, è anche un po' più soggetto al dibattito, perché come dire, se uno ti dice se vai in prigione, vuoi sapere come l'algoritmo lo ha preso la decisione. Cioè, il problema delle trasparenze è più evidente. In altri casi, molto spesso non ci si bada neanche, anche se come dire, l'ingiustizia c'è lo stesso, ma viene percepita in modo magari meno evidente. L'altro grandissimo problema ovviamente è la privacy, di cui si parla sempre, insomma. Il fatto che, tutte queste macchine funzionano utilizzando tutti questi dati che si portano dietro un sacco di informazioni su di noi. E come cambia, se deve cambiare il concetto di privacy o il modo di utilizzare i dati, è un dibattito ancora del tutto aperto. E sempre su questo, e ritornando di nuovo al problema dell'opacità, il caso, di scuola, l'esempio classico dell'automobile che si guida autonomamente e che in una situazione di pericolo deve decidere, da che parte andare, no? E quindi che danni fare essenzialmente, se, in un qualche modo scegliere, mettiamo. Di andare a scontrarsi contro un veicolo con molte persone anziane o contro un veicolo con solo poche persone giovani. Sto chiaramente e naturalmente inventando un esperimento mentale. Nel momento in cui la macchina che stiamo ipotizzando, l'automobile che stiamo ipotizzando, funzionasse con come dire, prendesse una decisione attraverso un sistema opaco, di quelli che abbiamo descritto prima. Nel momento in cui noi cercassimo di chiedere una risposta, cioè in un qualche modo per cercare una qualche forma di responsabilità, naturalmente, questo è un altro tema molto importante che si genera in casi come questo, in casi non so, di scelte di natura finanziaria, assicurativa e cose del genere. È possibile riuscire in un qualche modo a chiedere alla macchina sulla base di quale criterio ha preso una scelta, oppure questa opacità resta? Sì. Ah, guarda, sono problemi anche questi enormi, ma diversi. Perché da un lato c'è il problema di come fa la macchina a scegliere, no? La signora anziana, oppure i bambini dall'altra parte, oppure tre persone che portano meno e il Presidente della Repubblica, roba del genere, no? E questo è un problema. L'altro è il problema della cosiddetta responsabilità come accountability, cioè chi paga alla fine, quando ho avuto un incidente, a chi posso andarmi a rivolgere quando c'è stato questo danno. Ecco, sono questioni come dire, interessantissime, ma per vari motivi abbastanza strani, perché all'algoritmo si potrebbe veramente insegnare, come insegna tante cose, privilegio alle persone, come dire, che siano una combinazione fra età e altre categorie, e la macchina a questo punto segue quello che noi diciamo, insomma. E la cosa che rende il dibattito così strano è che lo dobbiamo decidere in partenza. Perché l'autista di un autobus, anche lui in qualche modo si trova a prendere decisioni del genere, insomma. Però, come dire, gli algoritmi ci mettono di fronte a delle scelte così esplicite che noi normalmente non affrontiamo in questa forma, perché il dibattito etico sulle scelte, su come decidere a chi danneggiare in questi casi, c'è da sempre. Però non deve essere deciso in partenza, mentre alla macchina dobbiamo dire da che parte, possiamo dire quali criteri devi seguire nel prendere queste decisioni? Per questo la macchina lo può fare. Cioè l'opacità non vuol dire che noi non possiamo dare delle indicazioni alla macchina, a questo punto le segue in modo assolutamente pedissequo. E che in certi casi, quando non gli abbiamo dato le indicazioni, non sappiamo come la macchina ragiona. Per cui questa è una categoria di problemi così, della etica dell'informazione che bisogna trovare il modo di gestire. Un altro è, se poi c'è stato un incidente dovuto alla macchina guida autonoma, a chi vado a rivolgermi per i danni? Perché
Mi rivolgo alla Tesla, che è lui che ha prodotto la macchina, oppure alla ditta che ha prodotto gli algoritmi, oppure al proprietario della macchina, che è quello che in effetti l'ha poi utilizzata, o a chi è, come ti diventa così, accountable, a chi è la persona a cui posso rivolgermi per avere i danni. E questa è una decisione che in questa forma non è mai stata, cioè non si è mai posta, per cui bisogna decidere come organizzare anche così il sistema giuridico dei rimborsi, in un modo che per una società è completamente nuovo. Su questo prendo una domanda che arriva dai social, che viene da Fabio, che secondo me fa una domanda che va sempre in questa direzione, mi sembra interessante. Chiede, si può ancora dire che queste tecnologie siano strumenti, oppure la funzione prettamente strumentale è terminata per essere sostituita da una funzione, lui dice, dispositiva, cioè di tecnologie portatrici di volontà di soggetti terzi? Di disporre determinati comportamenti, azioni, eccetera, eccetera. Bisognerebbe vedere, direi, è una domanda chiaramente intelligente e molto ampia. A me vorrebbe dire che bisogna vedere di caso in caso, no? Perché appunto, certo, ma come dire, in certi casi lo strumento è anche strumento della volontà di altri, per cui potrebbe valere anche per l'aspetto strumentale, l'aspetto dispositivo da questi punti di vista. Però in certi casi senz'altro viene fatto, perché poi queste grandi corporazioni hanno degli scopi ben precisi che possono realizzare, per noi molto spesso anche questi sono intrasparenti. In certi altri casi meno, perché se tu veramente vuoi utilizzare le potenzialità delle macchine, le puoi controllare fino a un certo punto, il controllo deve essere fatto per altre strade. Comunque, più che, cioè, questo è un aspetto importante, a me vorrei dire c'è un altro aspetto legato al modo in cui le macchine sono strumenti. Heinz von Förster diceva che cioè le macchine finora erano, come noi le conosciamo, erano macchine così banali, cioè macchine che o sono, quando la macchina produce delle sorprese, non si comporta come noi ci aspettiamo in modo banale, vuol dire che la macchina è rotta e la facciamo aggiustare. Tipo un'automobile, se io non ci metto la chiave nel cruscotto e non fa quello che io aspetto che faccia, cioè partire, vuol dire che è rotta e la faccio aggiustare. Se la macchina mi sorprende, è rotta. Mentre dai computer vogliamo che ci sorprendano di continuo, insomma. Non sono dei strumenti nel senso delle macchine banali, sono delle macchine che vogliamo che ci producano in moltissimi casi sorprese. Quando facciamo delle domande anche a Google Search, eccetera, chiediamo che ci diano delle informazioni spesso innovative, spesso sorprendenti. O anche l'esempio che faceva lei, che conosciamo tutti. Lei utilizza il programma per le traduzioni. E io faccio esattamente come lei, li utilizzo, perché il programma alla fine lo uso anche perché mi traduce i miei testi in un modo che a me non sarebbe venuto in mente utilizzare quella parola in quel contesto. Cioè la macchina mi sorprende in modo positivo, come dire, traduce meglio di quello che potrei tradurre io. E io dalla macchina imparo delle cose che non avrei saputo prima. Ecco, questa non è una cosa che noi facciamo normalmente, essere sorpresi in modo positivo con le macchine tradizionali. Prendo altre due domande che arrivano dai social. Naturalmente ringraziamo tutti quelli che stanno seguendo e che vogliono interagire con questa discussione. Che invece ne sto prendendo due che vanno più sul lato della regolamentazione e delle applicazioni più o meno distopiche di questo tipo di tecnologie. Roberta chiede. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Cina è preoccupante per l'uso politico come controllo sui cittadini e si chiede da noi che cosa succederà, e quindi secondo me questa è una domanda appunto sui differenti framework legislativi che ci sono naturalmente tra Unione Europea, Stati Uniti e mondo invece cinese. E sempre legato a questo c'è un'altra domanda che prendo insieme a quella precedente, che viene da Francesco, che chiede come si può accelerare l'adeguamento normativo alle nuove tecnologie, perché questo è un altro tema molto interessante, no? Cioè, da un lato questo è un mondo di innovazione che fa dei balzi in diversi casi estremamente rapidi, e poi il legislatore in un qualche modo deve decidere come governare queste cose, per cui c'è una sorta di lag, di sperimentazione anche da un punto di vista regolamentare e legislativo.
Quindi Francesco chiede come è possibile accelerare, ma secondo me è anche interessante chiedere come avviene questa dialettica, no? Tra l'innovazione da un lato on the ground e quello che invece il legislatore decide di fare o meno. No, grazie, grazie, sono domande molto interessanti, molto intelligenti e complesse. Mi limito a dire, come dire, qualche accenno in che direzione secondo me si potrebbe lavorare e non l'ho risposto, insomma. A Roberta, dunque, era la differenza fra... Ah sì, come vengono utilizzate in Cina le tecnologie rispetto a noi. Ecco, lei, Raffaele, diceva, sì, è una questione a seconda della legislazione che è diversa qui da noi, negli Stati Uniti, in Cina, eccetera. Quello è verissimo. Ma secondo me nel caso della Cina c'è anche un'altra differenza che ha a che fare non né con la legislazione né con lo sviluppo delle tecnologie, perché più o meno sono le stesse, insomma. È proprio la storia cinese che è completamente differente. Ad esempio, il famoso social credit system, il fatto che si abbia questo sistema come dire, di monitoraggio costante dell'attività delle persone con questi dispositivi. In Cina viene a quanto pare accettato in un modo per noi impensabile, cioè sono dei dissidenti, vero, però la maggior parte della popolazione accetta anche il fatto, come sappiamo, che internet in Cina non è disponibile, non si può avere Facebook, non si può avere WhatsApp, non si può avere Twitter, eccetera, ci sono gli equivalenti cinesi, Baidu, WeChat, eccetera, eccetera, che sono comunque bloccati a tutto il resto del mondo, insomma, una censura pesante su internet che per noi sarebbe inaccettabile. Però bisogna anche dire che la società cinese è radicalmente diversa dalla nostra già da tempo, non solo per il comunismo, ma per tutta la storia della Cina, per cui l'individualismo cinese che esiste è diverso dall'individualismo nostro, insomma. E in più è un paese che è passato dall'avere nessuna tecnologia, neanche la televisione, al fatto che le signore anziane o, come si dice sempre, i mendicanti sono lì con il loro smartphone e sanno utilizzare il telefono, ti serve per tutto, insomma, in Cina. Per cui ci sono differenze su tantissimi livelli diversi, insomma, non solo lo stato più o meno democratico, uno stato con una cultura, una storia veramente diversa dalle nostre, per cui molti, molti piani di complessità che si intersecano. Come fa la legge a tener conto di queste cose? Questa è una grandissima scommessa. Ci sono molti colleghi che lavorano sull'algorithmic law e chiaramente è un problema complicato, ma enormemente appassionante e coinvolgente, perché vediamo di continuo dei casi in cui la nostra normativa non funziona con le procedure algoritmiche. Io ho lavorato in parte sulla questione se vi ricordate, questione del diritto a essere dimenticati su Google, che è un vero enigma per la normativa, perché si va a scontrare con il diritto a essere dimenticati, c'è nella nostra legge da sempre. Il fatto che dopo un po' uno che ha pagato il debito con la giustizia, come si dice, ha diritto ad essere così dimenticato per il delitto che ha commesso. Google non dimentica niente, per cui se uno ha fatto qualcosa si ritrova sempre da tutte le parti. La gente può fare una ricerca su Google e il nome gli compare con tutto lo strascico delle malefatte fatte in passato. Ecco, la soluzione normativa disponibile semplicemente non funziona perché gli algoritmi lavorano in modo diverso. Se tu impedisci di accedere ai dati, quelli trovi da un'altra parte, l'effetto spesso è controproducente. I problemi legali sono giganteschi, giganteschi. Non si tratta solo di aggiornare, imparare di più. In molti casi bisogna proprio cambiare la struttura, la struttura della normativa legale con problemi, anche dei rischi enormi. C'è chi dice l'idea della cosiddetta rule of law, abbiamo parlato della privacy, viene messa in discussione al di là dell'intenzione del legislatore, sono problemi giganteschi. Sempre su questo, Linda dai social chiede come mai si permette che nuove tecnologie vengano attuate senza che la legislazione sia pronta. È una domanda naturalmente un po' provocatoria, Sì. però secondo me interessante a suo modo. No, guardi, ha assolutamente ragione, veramente interessante. Ah, guardi, più che una risposta le faccio un'altra domanda. Se pensiamo al fatto che Twitter e Facebook sono riusciti a fare quello che il legislatore americano non può fare da sempre, cioè togliere la libertà di parola al Presidente degli Stati Uniti.
come dire, la decisione di impedire a Trump di continuare a twittare e di usare Facebook, adesso al di là delle opinioni politiche che noi abbiamo su questo, è un caso veramente senza precedenti, che mostra che appunto la legislazione non poteva farci niente, l'incrocio fra decisioni private, di fatto, di queste grandissime corporazioni e il nostro dibattito pubblico è in una forma che adesso nessuno sta controllando. E questo è uno dei tanti esempi che lo mostrano. Per cui lei ha perfettamente ragione a porre la questione, ma semplicemente la tecnologia ha sorpassato la nostra capacità di gestire le cose al momento. Prendo, direi, un'ultima domanda che mi sembra anche un buon modo per chiudere la nostra discussione di oggi, anche perché stiamo iniziando ad andare oltre l'ora. Ed è una domanda che viene da Stefania, che ringrazio perché mi sembra davvero un buon modo per chiudere. Come dire, abbiamo parlato del livello on the ground della tecnologia, abbiamo parlato del livello del legislatore e Stefania invece pone una domanda che sta sul livello intermedio, no? E quindi sulla sfera pubblica, sulla consapevolezza, eccetera. E la domanda di Stefania è: pensa che la media education possa essere uno strumento efficace per la presa di consapevolezza dei possibili effetti sociali di queste tecnologie? E io più in generale le chiedo, come dire, da un punto di vista da liberal democrazia, secondo lei quali sono gli strumenti più efficaci e quali sono gli strumenti giusti per riuscire appunto a in un qualche modo governare socialmente, non solo da un punto di vista top-down del legislatore, in che modo riuscire a costruire in qualche modo un governo sociale di questo tipo di tecnologia? Quali sono gli strumenti giusti secondo lei e quali le direzioni da seguire? Non può chiudere con una domanda da milioni di dollari, quando ormai il tempo è scaduto, insomma. No, io direi che lei pone, più che una risposta, vuol dire lei sottolinea l'importanza di questa questione. Su un piccolo appunto sulla media education, che è fondamentale, Stefania ha assolutamente ragione, ma di nuovo è un grande enigma, perché io come educatrice, sono insegnante, no? Mi trovo ad avere a che fare con degli studenti alle scuole di livello più basso, ancora di più, insomma, in cui come gli allievi c'è poco da fare, ne sanno ancora molto di più degli insegnanti, perché noi normalmente non siamo digital natives, e studenti sì, quindi non solo come te, sanno moltissimo di più e moltissimo di meno, perché manca quella retroterra di problematiche, di consapevolezza, eccetera. Però, come dire, la loro superiore capacità di utilizzare strumenti è tale che è difficile essere credibili con persone che conoscono gli strumenti e il modo proprio del loro funzionamento più di chi dovrebbe in qualche modo educarli. Non dico che non serve l'educazione, è fondamentale, però ci troviamo anche qui una specie di discrasia fra i modi che abbiamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione per creare questa consapevolezza e la situazione in cui questi giovani si trovano già di fatto immersi. Bene, su questo punto secondo me possiamo chiudere. Io di nuovo a nome di Pandora, a nome di Kubo, ci tengo a ringraziare moltissimo la professoressa Esposito per essere stata con noi questa sera, per averci dedicato del tempo e ringrazio il pubblico per averci seguito e per le domande che avete mandato che hanno arricchito molto la conversazione di questa sera e vi invito naturalmente a continuare a seguire gli eventi di Kubo e gli eventi di Pandora Rivista. Grazie a tutti e buona serata.